Siamo in collegamento online con lo Stato di San Paolo in Brasile, con la diocesi di Barretos, e abbiamo con noi Dom Milton Kenan, che è il vescovo della diocesi di Barretos, che ci parlerà della bellissima figura di padre Andrea Bortolomeotti, nato a Vigolo Vattaro, padre venturino che ha speso la sua vita e la sua missione proprio in Brasile, appunto nella diocesi di Barretos. Quando sono venuto alla diocesi, otto anni fa, ho trovato un vero senso sulla santità del padre Andrea Bortolomeotti. Io non l'ho conosciuto. Le persone che hanno vissuto con lui, i padri, i preti, anche le persone della parrocchia, le persone che hanno vissuto con lui, avevano veramente un senso di che hanno vissuto con un santo. Quando della sua morte, quando andavano per seppellirlo, hanno fatto una carta: un santo ha vissuto tra noi. Perciò aveva questo senso di che noi, di chi a Barretos ha vissuto un santo. Il padre Andrea è stato un uomo che ha vissuto qui 30 anni. Negli ultimi 30 anni della sua vita ha vissuto a Barretos. Durante 20 anni è stato il parroco di una parrocchia, adesso il santuario della Madonna del Rosario, che è affidato ai padri Venturini. Lui è rimasto lì 20 anni come parroco. Ha superato tutte le previsioni. È stato un padre dinamico, accogliente. I preti che convivevano con loro dicevano che loro mai ha saputo lavorare con i soldi, con costruzioni, con queste cose così. E quando lui è stato qui, ha costruito una chiesa, ha costruito un orfanato per i ragazzi, ha costruito un'opera sociale, ha costruito il posto per accogliere i malati di cancro, che vengono ancora oggi, che vengono di tutta parte del Brasile e non trovavano qui un posto dove sostare. Il padre Andrea ha costruito tutto questo e ha superato se stesso. È stata una vera sorpresa per i suoi confratelli, per le persone. Lui ha sostituito un prete che era qui della diocesi e era lì nella parrocchia 40 anni. Il prete è stato un po', non so, arrabbiato, ma gli faceva un po' male lasciare la parrocchia. Il padre Andrea è venuto per sostituirlo, attendendo la richiesta del vescovo. Le persone all'inizio avevano veramente una certa diffidenza, una certa difficoltà di avere un rapporto con lui. Anche i brasiliani sono un po' preconcettuosi. Alle volte lui non riusciva a usare bene le parole portoghesi, aveva un po' la difficoltà con la lingua, e le persone creavano vera situazione sì, di mal agio con lui. E lui è riuscito a superare tutto questo con la sua semplicità, con la sua umiltà. Il vescovo l'ha affidato il compito di creare nella diocesi, in quel tempo, i gruppi di preghiere, di preghiera, del rinnovamento dello spirito. I preti avevano veramente difficoltà di accogliere questi movimenti nella diocesi. Aveva una situazione molto resistente davanti il suo lavoro, e lui con la umiltà e la semplicità ha riuscito a creare gruppi, a
accompagnare i gruppi, perché lui non soltanto ha creato i gruppi, ma accompagnava i gruppi. Era insieme con loro, pregava con loro. Perciò ha cercato di dare il meglio di sé perché i gruppi riuscissero a vivere la sua spiritualità senza creare più difficoltà nella pastorale diocesana. Perciò è stato un uomo bravissimo. Questo ai 70 anni di età, quando lui è rimasto emerito, quando lui si è... aveva 75 anni. Dopo 75 anni è andato in ospedale a cercare il proprietario dell'ospedale e gli ha detto: adesso non sono più parroco, adesso non ce l'ho più il lavoro, ho bisogno di un lavoro. Il proprietario dell'ospedale gli ha detto: ma cosa vuoi? Cosa vuoi fare qui? Bene, ho visto che voi avete lì un posto per accogliere le persone che vengono da lontano, che hanno bisogno di un posto per sostare, per poter curare i malati. Io penso che in quel tempo c'erano lì 20 o 30 posti, 20 o 30 camere per accogliere le persone che venivano da tutto il paese per il cancro, per causa del cancro. Bene, il proprietario dell'ospedale l'ha detto: ma mia mamma e mia sorella già curano questo posto. No, il padre ha detto: curano molto male. Sono andato lì, ho visto che ci sono tante cose da fare. Le persone hanno il diritto di qualcosa migliore. Bene, il proprietario gli ha detto: se lei vuole farlo. E lui ha cominciato. Ha creato l'associazione dei padri Andrea in Italia per raccogliere i fondi. Ha lasciato oggi, quel posto ci sono più di 180 camere per accogliere i malati che vengono di tutto il mondo. Ogni camera c'è la persona ammalata e una persona della famiglia con il diritto di accompagnarla per non diventarla da sola qui. E tutto questo è venuto della testa del padre Andrea. No? Oggi ci sono più di 180 persone che sono accolte dalla casa madre Paolina. Lui è da Vigolo Vattaro. Sono andato lì a Vigolo Vattaro e ho visto che lui è nato in una casa vicina alla casa di Santa Paolina. Lui aveva per Santa Paolina una vera devozione, ha creato la casa madre Paolina per accogliere queste persone. Ha dato tutto di sé, tutta la sua vita è stata un vero dono, ha dato tutto di sé. Don Milton, infatti c'è in corso un processo di beatificazione, giusto? Sì, un processo di beatificazione fenomenale. Io ho creato il tribunale per la causa diocesana del processo 8 settembre 2016. Ti confesso che non credevo che in poco tempo loro riuscissero a concludere il processo nella diocesi. No? Quest'anno, 16 settembre 2022, abbiamo finito la sessione della chiusura del processo. Sono più di 4.000 pagine scritte, sono più di 60 persone che sono state ascoltate, sono i testimoni della vita e della santità del padre Andrea. La commissione da raccogliere i testi da lui scritto giornali, videos, audios, hanno fatto un lavoro assurdo. Hanno riuscito a raccogliere tutto questo. I teologi hanno fatto con molta velocità
il suo parere sulla vita e sulla, e sui, sulle virtù di Padre Andrea. Bene, è un fenomeno di Padre Andrea. Noi della diocesi, creato il tribunale, ho nominato la postulatore e anche questi vice postulatori della causa, ma io, come dico, noi della diocesi non abbiamo avuto bisogno di dare nessun soldi per il processo. Tutto è stato gratuito. Tutto. Don Milton, ma è vero che ci sono già due persone che dicono di essere state guarite in modo... Sì, ci sono. Ci sono più. Una con il cancro nella lingua. È andato in chirurgia, ha fatto tutti gli esami. Un giorno prima la moglie era veramente disperata, ha cercato lì un'amica che ha dato la preghiera del padre Andrea e lei ha cominciato a pregare il padre Andrea. Quando il suo marito è arrivato in centro chirurgico, il medico ha aperto la lingua era sana, non aveva più il cancro. Aveva qualche ganglio che lui ha ritirato. No? All'inizio parlava un po' con difficoltà, ma il medico, questo si è dato a Marília, una città a 300 chilometri qui da Barretos, perché lì c'è un ospedale che lavora, che curano i cancerosi, ma non sono così invasivi come qui a Barretos. Bene, il medico gli ha detto, allora ritorni a Barretos, cerca lì l'ospedale dell'amore, cerca il medico che ti ha accorto lì per vedere le sessioni di chimioterapia che devi fare. Quando è arrivato qui, il medico gli ha detto, no, non niente da fare, tu sei guarito, non ci sono delle sessioni di chimioterapia, basta. No? Noi abbiamo avuto un prete, 8 anni di prete, ha avuto un ictus, è rimasto nella UTI, nel centro di cura, è rimasto, come dico, poco lucido. È rimasto, noi diciamo qui in coma. Senza segni di vita. È rimasto lì 20 giorni. Questo è il primo segno di padre Andrea. Padre Andrea è un padre dei Venturini, un padre che amava i preti. E questo, e un prete qui è andato alla sua sepoltura e gli ha chiesto la guarigione di suo fratello, di suo compagno. Una settimana dopo il padre è venuto fuori. Senza nessuna sequela, senza nessun segno del suo problema. Il medico è stato sorpreso. Come mai? Lui diceva, se lui torni, certamente tornerà con qualche difficoltà per parlare, per locomuoversi, per audirsi. Infine, adesso lavora in una parrocchia, bravissimo, senza problema nessuno. E ci sono dei più. Ma adesso non mi ricordo precisamente, ma ci sono molti segni di padre Andrea, Silvia. Don Milton, la gente al funerale lo considerava già santo, padre Andrea. Sì, perché? Cos'è che vedeva la gente in padre Andrea? Perché lo vedevano santo perché lui era un uomo per gli altri. Guarda, padre Andrea è un uomo di fede. Quello non è un curatore sociale, è un uomo di fede, un uomo che pregava tutti i giorni, 2 ore o più davanti al tabernacolo, davanti al Signore. Tutto era un riferimento al Signore. Quando un povero bussava alla porta, lui era il primo ad andare a vedere quello che lui aveva bisogno. I suoi confratelli gli chiedevano di fermarsi, ma lui no, diceva sempre, è il Signore che bussa alla porta, è il Signore che ha bisogno di me.
Perciò il padre Andrea non era un curatore sociale, non era un assistente sociale, era un prete. Tutto per lui faceva riferimento al Signore, no? Perciò era un uomo per gli altri, un uomo che non mai si è fermato, un uomo che ha saputo superarsi, andare oltre, andare un po' oltre. No, lui non capitava fare il minimo, lui capitava fare il massimo quando si trattava di aiutare, consolare le persone. Quando lui è andato in ospedale l'ultima volta, mentre aspettava, hanno fatto una telefonata chiedendo un prete per dare l'unzione degli infermi a una persona che abitava vicino. E non c'era nessuno a casa, era solo lui che era lì aspettando l'ambulanza che veniva a prenderlo. E lui ha detto, mentre aspetto vado lì, vado a dare l'unzione. E lui era proprio male. È andato a dare l'unzione, è tornato a prendere l'ambulanza che lo portò a San Giuseppe do Rio Preto, un paese a 100 chilometri, una città a 100 chilometri da noi, e lui non è uscito più. Le persone quando venivano a trovarlo in ospedale, lui diceva, preghiamo. Cosa che importa adesso è pregare, perché i miei giorni sono contati. I giorni, la mia vita finisce, io voglio andare in cielo. Una volta ha detto a una persona, mi dispiace perché dopo la mia vita mi faranno santo, io non sono santo, io ho paura di che dovrò rimanere in purgatorio fino alla fine, perché le persone non vanno a pregare per me, vanno a pregare a me, ma non per me. Perciò abbiamo bisogno di pregare. E lui, quando era in ospedale, tutta la giornata col rosario nelle mani, pregando, chiedendo, veramente, pregando non solo per sé, pregando per gli ammalati, pregando per i medici, pregando per le persone che venivano da lui, che chiedevano la sua preghiera. Un uomo per l'altro. Un uomo che ha vissuto la sua vita mettendo il Signore in centro e anche i fratelli, insieme i fratelli. Primo il Signore, dopo i fratelli. All'ultimo lui. Questo era il suo senso. Perciò era considerato un santo.